Portare voi e la vostra testata, per cortesia, una domanda a testa. Buonasera Allegri. Paolo Vinci, Telesiti, Network. Volevo chiederti se effettivamente ti porti qualcosa di positivo da questa prestazione, cosa ti porti a Torino dietro. Cosa ti porti? Mi ripresento a questo punto. Paolo Vinci, Network, Telesiti. Ti chiedo cosa ti porti a Torino di positivo da questa prestazione e cosa soprattutto di negativo non ha funzionato specialmente nel primo tempo nella Juventus. Grazie. Ma no, è stata una partita difficile, lo sapevamo, con una squadra forte come l'Inter, che merita ampiamente il primo posto che ha in classifica. Per noi è un test importante per il nostro percorso di crescita, basta vedere il secondo tempo come è stato giocato, potevamo prendere 2-0, potevamo farlo 1-1, ci è mancata un po' di lucidità vicino all'area e contro una squadra che ha grande qualità, grande tecnica. Il primo tempo abbiamo rischiato un contropiede di Thuram, dove potevamo far gol loro, l'avevamo avuto un'occasione noi con Vlahovic. È normale che bisogna migliorare, però è stata una settimana complicata perché comunque abbiamo fatto un punto in due partite, ma nell'arco della stagione può capitare, bisogna essere bravi, siccome i ragazzi hanno fatto una buona partita, da riprendere con serenità e soprattutto lavorare per cercare di tornare alla vittoria già da lunedì contro l'Udinese, perché noi il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro, abbiamo un po' di vantaggio, questa sconfitta non deve cambiare, non cambia assolutamente niente sul nostro percorso, perché poi all'interno della stagione le squadre comunque hanno un momento di mancanza di risultati, quindi noi bisogna essere bravi a gestire questa settimana qui che è stata dove abbiamo fatto appunto due partite. Grazie. Nicola, alzate la mano con la barba. È complicato, non posso. Salve mister, Giorgio Musso di calciomercato.it. Le chiedo un suo giudizio sulla prestazione di Vlahovic, se non l'ha visto un po' nervosetto in campo. Grazie. Ma Vlahovic ha fatto una buona partita come tutta la squadra. Stasera credo che l'evento sia da 3 anni che non giocava una partita per il primato. Stasera l'ha giocata nel migliore dei modi con dei giocatori bravi, che ripeto, che fra 3 anni avranno sicuramente, di questa squadra se ne sentirà parlare, perché comunque avranno partite nelle gambe, soprattutto di questo genere. Quindi i ragazzi devono stare sereni, devono continuare a lavorare, poi soprattutto perché abbiamo un obiettivo da raggiungere, quello che è uno dei primi 4 posti. Buonasera mister, Bruno Cadelli, Oggi Sport. Volevo chiederle che cosa ha detto quindi ai suoi ragazzi al termine della partita negli spogliatoi, perché questa, d'accordo, non è magari una partita decisiva poi nell'economia del campionato, però comunque pesa. Come li ha visti e che cosa ha detto loro, anche e soprattutto ai più giovani, per farli resettare e ripartire? Grazie. Ho solamente detto che è stata una settimana dove abbiamo pareggiato con l'Empoli in modo un po' ricombolesco, perché dopo un quarto d'ora è stato buttato fuori Milik, che abbiamo preso un gol in mezzo alle gambe. Nel calcio succede anche queste cose. Stasera è stata una partita, sapevamo, difficile, che non avrebbe deciso il campionato, però la cosa che bisogna fare è continuare a lavorare, perché nessuno si aspettava, credo, che la Juventus avesse 53 punti dopo e fosse a contatto con l'Inter. Il Milan comunque a 4 punti può ritornare, poi dopo se qualcuno pensa che la Juventus quest'anno doveva vincere il campionato, allora vuol dire che sicuramente hanno più capacità di me nel leggere quello che è un percorso di una squadra. Antonio Paolino, Radio Bianconera, qui in fondo, ciao. Ti volevo chiedere, la Juventus che cosa avrebbe potuto però fare di più e meglio magari, per anche solo rimetterla in partita, in corsia, questa partita? E se hai detto qualcosa in particolare a chi magari ha patito un po' di più questa gara, esempio Yıldız? Ma perché? Ora, siccome la conferenza poi non sono in grado di spiegare, perché non faccio fatica a spiegare le cose,
Due settimane fa l'avete fatto, cioè, era normale che Yıldız, nonostante tutto, ha giocato 7 partite alla Juventus, stasera una partita di campionato, quindi fa un suo percorso di crescita. Si ritorna sempre al solito discorso, si passa dalle stelle alle stalle in un attimo, invece bisogna noi rimanere sereni, perché comunque la squadra sta facendo delle ottime cose e i ragazzi stanno crescendo. E quindi stasera è entrato il nuovo acquisto, è entrato con voglia, con piglio. Quelli che erano in campo hanno fatto bene, quindi ai ragazzi non c'è assolutamente da rimproverare niente. È un percorso che stiamo facendo, è un percorso che comunque la Juventus deve fare, bene, e soprattutto l'anno prossimo tornare a giocare la Champions, che è la competizione che quest'anno ci è mancata. Buonasera mister, Maurizio Pizzoferrato, Agenzia Aria. Uno dei temi della vigilia, almeno per noi, era che partita sarebbe stata dal punto di vista tattico dopo quella dell'andata, no? Che è stata molto bloccata, e volevo sapere se lei si aspettava un Inter così aggressiva dal primo minuto, decisa a chiudere il discorso, o volevate voi magari fare la sorpresina subito all'inizio? L'Inter ha fatto una partita aggressiva, però credo che il primo tempo non ci siano state tante occasioni o grandi parate. Anzi, a campo aperto aveva avuto un paio di situazioni favorevoli a noi, ne hanno avute anche loro, quindi è stata una partita più o meno bloccata. Poi il normale, il gol l'ha sbloccata, il secondo tempo la partita, diciamo, si è spaccata. Poi non scordiamoci che loro hanno una qualità straordinaria, anche quando sono sotto pressione sono molto bravi. Buonasera mister, calciomercato.com, Pasquale Guarro. Volevo chiedere, secondo lei, quanti anni o quanto tempo, mesi, anni, giorni, serviranno alla Juve per poter dire deve vincere lo scudetto? Ma questo non lo so, è un percorso di crescita. Intanto ora siamo secondi, godiamoci questo secondo posto, abbiamo l'Inter a 4 punti e quindi bisogna cercare di fare i più punti possibili per entrare in Champions. L'Inter credo che non è una squadra che è stata costruita quest'anno, ma credo che è 3 anni, anzi, cioè, aveva un percorso iniziato con Antonio Conte, credo, giusto? E di conseguenza, voglio dire, è la normalità. La Juventus, nelle difficoltà, abbiamo cambiato, da quando sono arrivato io alla Juventus, abbiamo cambiato 15 giocatori. Di questi 15 giocatori ce ne sono, credo, forse 10, che sono dal 2000 in poi. E quindi è un percorso che va fatto in totale serenità. Quindi piaccia o non piaccia, e questi sono dati di fatto. Non è che... E quindi la società lo sa, poi quello che è successo l'anno scorso, quindi dobbiamo continuare a lavorare bene, come stiamo facendo, c'è un buon gruppo, c'è un gruppo coeso, un gruppo che anche stasera è uscito dal campo arrabbiato perché voleva fare risultato, non ci è riuscito. Una cosa importante è che abbiamo finito la partita in crescendo fisicamente, e questo sicuramente è un dato importante per il proseguo del campionato. Scusate, dobbiamo tagliare per andare in mix zone. Grazie, mi spiace se rimane qualche domanda. Buonasera.